L'Associazione Culturale Francesco Lobue, RBE e RBE TV ed Enostra hanno avviato una partnership. Lo abbiamo fatto con convinzione e ci siamo impegnati a informare i nostri ascoltatori e telespettatori della possibilità di affidarsi a un fornitore elettrico cooperativo che vende ai propri soci solo elettricità rinnovabile proveniente da impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici con garanzia d'origine, come Enostra. Kilowatt Talk, l'approfondimento di RBE TV su energia e sostenibilità. Interviste, servizi e approfondimenti per mettere a fuoco la transizione energetica. Kilowatt Talk, una produzione RBE TV con Vibes Video Backwit Studio in collaborazione con Enostra. Nel gennaio del 2022, in Serbia, il colosso australiano dell'estrazione mineraria Rio Tinto dovette rinunciare alla possibilità di estrarre litio, un metallo fondamentale per lo sfruttamento di energia elettrica e quindi centrale per la transizione energetica che porta ad elettrificare processi che al momento dipendono dalla combustione. I motivi per cui il governo rimosse la licenza all'azienda sono diversi, ma ad aver pesato particolarmente furono le decise proteste della popolazione locale, preoccupata che l'estrazione del litio avrebbe causato danni all'ambiente. Si tratta soltanto di un esempio, ma illustra bene uno dei nodi più difficili da sciogliere rispetto alla sfida che abbiamo di fronte. Energia rinnovabile non significa necessariamente energia pulita. Certo, se mettessimo sul piatto della bilancia il danno dell'estrazione e dell'uso dei combustibili fossili, forse il consumo di suolo e l'inquinamento ambientale legato alle rinnovabili risulterebbe comunque più leggero. Ma questo non significa che non si possa, o anzi si debba, fare il possibile per minimizzarne comunque le conseguenze. Soprattutto se la nostra missione è quella di cambiare, insieme alle fonti di energia, il nostro intero rapporto con la natura. Questa è la quinta puntata di Kilowatt Talk, la trasmissione di RBE TV su energia e sostenibilità, realizzata in collaborazione con Enostra. Il sole e il vento sono fonti di energia pulite. La questione della sostenibilità sorge nel momento in cui li intercettiamo e trasportiamo l'energia altrove. Cominciamo dalle terre rare. Si tratta di 17 elementi chimici, molti dei quali fondamentali per l'elettrificazione, assieme ad altri metalli cruciali. In alcuni casi, la loro estrazione può avere un impatto significativo. Il problema principale è lo stesso che riguarda ogni estrazione, combustibili fossili inclusi. Il possibile inquinamento delle aree circostanti, soprattutto delle falde acquifere. Il litio, ad esempio, necessita di grandi vasche d'acqua per essere estratto. Dove finisce poi quell'acqua? Un altro punto è il deep sea mining, ovvero l'estrazione di questi minerali dai fondali oceanici. Non esistono ancora regolamenti internazionali, ma molti paesi e aziende spingono per ottenere il via libera presso aree dove sono state identificate grandi quantità di metalli. Non è ancora chiaro se la tecnologia permetta di estrarli ad un prezzo sostenibile, ma il rischio peggiore è quello ambientale. Si teme un impatto pesante e difficile da prevedere in aree del pianeta ancora poco conosciute. Ci troviamo quindi di fronte ad una domanda sempre più pressante. Saremo costretti a scegliere tra le emissioni di gas serra e la tossicità degli elementi inquinanti che disperdiamo per alimentare la transizione? Certo, anche i combustibili fossili inquinano acque e terreni, probabilmente più di quello che ci serve per la transizione. E che dire dell'aria irrespirabile che causano, ad esempio, nella pianura padana? Ma se la transizione vuole essere non solo energetica, ma anche economica e sociale, la questione va non solo affrontata, ma messa al primo posto. E allora il tema della sostenibilità, del sostenibile, è talmente centrale all'interno del nostro discorso che per ragionarci sopra abbiamo raggiunto la presidente di Enostra, Sara Capuzzo. Ciao, benvenuta. Grazie mille, grazie per l'invito. Buongiorno a tutte e tutti.
Allora, un tema molto ampio. Noi abbiamo dialogato molto con voi, vi abbiamo visti al lavoro, sappiamo che è un tema che vi sta molto a cuore. Puoi raccontarci, insomma, quali sono un po' gli aspetti più delicati, più problematici, quali sono le questioni che spesso vi trovate di fronte quando c'è da calibrare la sostenibilità del vostro lavoro? Beh, quando noi andiamo a realizzare, diciamo, quando la cooperativa vuole realizzare nuovi impianti collettivi, quindi impianti che noi andiamo a costruire grazie alla partecipazione dei soci che investono del capitale nei fondi dedicati alla cooperativa, e andiamo sicuramente a considerare quelli che sono gli impatti ambientali e sociali delle iniziative. Quindi di sicuro Enostra non escluderebbe o esclude in generale un impianto realizzato ad esempio contro la volontà della comunità locale, o quindi evitando appunto espropri o situazioni in cui ci sia una relazione negativa con la comunità del territorio. E d'altra parte valuta ovviamente anche gli aspetti della sostenibilità ambientale, quindi evidentemente non si può fare una turbina eolica in una rotta migratoria, diciamo, nota, e non si può realizzare un impianto andando a snaturare un habitat o insomma, un territorio. Quindi questi sono degli elementi che vengono considerati, e noi ci sinceriamo che appunto i progetti che andiamo ad acquisire abbiano queste caratteristiche, quindi rispettino gli standard che per noi sono fondamentali. E valutiamo chiaramente anche il soggetto proponente, quindi anche l'aspetto, il profilo etico di chi ci viene a proporre l'iniziativa, per non andare a realizzare progetti, quindi a pagare evidentemente uno sviluppatore che ha realizzato un'iniziativa che è fatta magari con denaro che non ha un percorso trasparente, diciamo, cristallino. Quindi insomma ci sono una serie di valutazioni, a volte sono più semplici, a volte sono un po' più complicate. Sicuramente l'esperienza che abbiamo maturato negli anni ci aiuta a essere più attenti in questo tipo di situazioni, ma insomma per noi non ci sono sconti, diciamo, su questo fronte che possiamo ammettere, anche perché il socio sceglie Enostra per questo, e quindi la promessa che si fa deve essere, diciamo, costantemente mantenuta. Immagino che però ci siano comunque delle situazioni in cui si debba in qualche modo, diciamo, venirsi incontro, suppongo, cioè un minimo di impatto ambientale ce l'ha qualsiasi struttura, anche se lo si cerca di minimizzare al minimo, e quindi insomma mi chiedo qual è l'approccio, c'è la ricerca di compromessi o c'è l'idea invece il più possibile di evitare qualsiasi passo indietro? Beh, diciamo che in generale c'è la costruzione di una relazione che va anche un po' oltre la realizzazione del progetto, quindi anche una volta realizzato il progetto si cerca di costruire degli impatti positivi anche dal punto di vista economico, ad esempio fare in modo che si stimolino delle attività che vengono, diciamo, che beneficino dell'esistenza di quel progetto stesso, ad esempio nel caso degli impianti di Gubbio. Sono iniziative che stanno richiamando l'attenzione, sono stati visitati spesso da testate giornalistiche o anche da parlamentari nazionali, e quindi sono progetti che richiamano l'attenzione sul territorio, e un progetto che inizialmente, quando è iniziato lo sviluppo, addirittura mi pare che in un caso sia di 8 anni fa o anche di più, in quel momento il territorio aveva una risposta, diciamo, più critica verso quel progetto. Poi col passare del tempo si è capito che un'iniziativa di questa natura, e realizzata ovviamente con tutti i crismi che dicevamo prima, ma poi realizzata anche da un soggetto cooperativo che coinvolge i cittadini nella partecipazione alla transizione, ha tutt'altro significato. Quindi da atteggiamento critico è diventato un atteggiamento invece assolutamente favorevole, e anzi una volontà di realizzare più di un progetto. Quindi quando siamo andati anche a Gubbio a incontrare le persone, gli esercizi del territorio, ci dicevano: ma come mai soltanto uno? Perché non avete fatto due? Oppure grazie per aver scelto Gubbio. Quindi la risposta, se l'operazione ha queste caratteristiche di natura cooperativa, è ovviamente diversa rispetto a un progetto tradizionale. Esatto, tra l'altro so che voi siete impegnati non soltanto nel portare avanti impianti per la propria produzione, ma questo tipo di approccio è anche indirizzato verso il sostegno ad altre realtà che vogliono avvicinarsi alla produzione di energia rinnovabile, ma appunto, come stiamo capendo all'interno di questa conversazione, ci sono vari modi di sviluppare l'energia rinnovabile. E quindi insomma qual è in questo caso il rapporto con le comunità, con le realtà
che si avvicinano a voi? Sì, noi come nostra, diciamo, stiamo un po' andando a declinare quella che è l'esperienza che abbiamo maturato di chiusura del cerchio tra la produzione e il consumo a livello nazionale, quindi come cooperativa nazionale, lo stiamo andando a riportare nei territori dove ci viene chiesto, diciamo, un affiancamento, un supporto alla nascita di comunità energetiche. In quel contesto per noi è importante trasmettere anche l'aspetto, diciamo, culturale e costruire una relazione con le rinnovabili che tenga conto dei principi, dei valori che secondo noi devono stare alla base e che quindi faccia maturare una consapevolezza verso iniziative che possono, cioè, diciamo, imparando a riconoscere quelle che sono iniziative virtuose rispetto ad iniziative che sono più speculative, il classico land grabbing, come si dice, quindi l'appropriazione di territori per costruire, per determinare, diciamo, dei benefici economici per l'impresa che acquista i terreni e realizza gli impianti, piuttosto che per la comunità locale. In questo percorso ci è capitato appunto anche di soprattutto ad esempio in Sardegna, i cittadini che partecipano alle comunità energetiche che stiamo affiancando, prima da pensionati o da, insomma, persone che non si erano mai occupate o interessate alla questione energetica, sono diventati anche degli attivisti che appunto laddove si paventi, diciamo, il rischio di progetti speculativi, vogliono far sentire la propria voce e prendere una posizione. Quindi, insomma, è un percorso di consapevolezza, di crescita per la questione energetica, ambientale e climatica che vede un'evoluzione anche del pensiero delle comunità a livello locale. L'obiettivo non è quello, appunto, di far sì che vengano osteggiate o contestate iniziative a prescindere, come talvolta capita, ma piuttosto che uno maturi una posizione che effettivamente sia fondi su degli elementi più concreti, insomma, comunque più di consapevolezza, di conoscenza dell'argomento. E su questo mi fai venire voglia quindi di ritornare un po' ad uno dei temi che stiamo affrontando qui, e quindi l'abbinare la sostenibilità ambientale con la sostenibilità, diciamo, sociale, perché insomma tutte le cose di cui stiamo parlando sono sì impianti di energia e che producono energia, ma questa energia viene poi distribuita a comunità, è un impianto che arriva in un comune, in un territorio, quindi insomma c'è questo discorso del rapporto con le persone, e immagino che anche qui ci si ponga alcune domande che insomma senza andare a ragionare troppo sul negativo, ma magari non tutti si pongono allo stesso modo, non necessariamente. Quindi anche dal punto di vista di questo ragionamento, qual è insomma un po' l'approccio di Enostra? Ce l'hai già un po' raccontato, ecco, ma andiamo un po' più a fondo. Sì, beh, quando si interagisce con i territori, l'elemento, ovviamente, quello che interessa alla comunità e alle famiglie, alle singole famiglie, è anche capire quali benefici possono anche trarre da questo tipo di iniziativa. E ovviamente anche una delle leve, chiaramente anche quella economica. E quindi nella costruzione del progetto si cerca di fare in modo che la comunità tragga il maggior beneficio, può essere sia per combattere ad esempio la povertà energetica, quindi per andare ad aiutare a ridurre la spesa energetica di soggetti vulnerabili, ma anche per andare ad accantonare un tesoretto per realizzare dei servizi servizi di natura sociale a beneficio del territorio, di qualche categoria specifica o diciamo da decidere anche di volta in volta. Quindi le comunità energetiche che affianchiamo vengono un po' anche sensibilizzate rispetto alla progettualità che può nascere in tema, diciamo, sociale, grazie proprio alla nascita di una comunità energetica. E normalmente un cittadino non viene interpellato per valutare quale servizio può essere erogato. Quindi è molto interessante questo aspetto che deriva proprio dal fatto di costituire una comunità e di avere dei soggetti, sono comunità fatte di persone che hanno pari diritti, una testa, un voto, quindi ciascuno può dare un suo spunto, una sua sensibilità alle progettualità che possono derivare da queste iniziative, che possono essere progettualità appunto legate alla lotta alla povertà energetica, ma possono essere anche legate all'erogazione di nuovi servizi per alcune categorie o per generazioni che vivono il territorio, per cui possono nascere le iniziative più disparate. Benissimo, quindi questo insomma un po' il quadro, ecco, dell'approccio di Enostra rispetto a questi temi. Grazie mille davvero, Sara Capuzzo, per avercelo raccontato. Grazie a voi. E adesso ci fermiamo per un istante, ma ci rivediamo con la prossima parte della puntata.
Oltre agli impatti ambientali del rinnovabile, bisogna considerare anche la questione sociale e i diritti umani. Lo sfruttamento lavorativo per l'estrazione di beni preziosi ha una lunga storia, in alcuni casi persino più antica dell'introduzione dei combustibili fossili. Ma nemmeno questo può essere una scusa per passare sopra al problema nel momento in cui, in miniera, ci andiamo per realizzare impianti eolici e solari invece delle centrali a carbone o dei gioielli coperti di pietre preziose. Ad esempio il cobalto, un altro elemento indispensabile per la transizione, molto usato per le batterie delle auto elettriche. La maggior parte di questo metallo si trova nella Repubblica Democratica del Congo. Ma un rapporto di Amnesty International racconta che la ricerca e l'estrazione di minerale hanno portato a numerose violazioni di diritti umani, come sfratti forzati e aggressioni fisiche. Altre ricerche hanno raccontato le condizioni di lavoro degradanti all'interno delle miniere, dove lavoratori sottopagati sono costretti a sforzi eccessivi. Corrono anche il rischio di essere avvelenati dai metalli stessi che estraggono. La Repubblica Democratica del Congo è inoltre attraversata da una guerra che vede coinvolte varie milizie private, le quali in parte si scontrano proprio per il controllo di aree ricche di risorse naturali. Anche in questo caso si tratta soltanto di un esempio, ma credo che possa bastare per farci pensare ai nostri consumi in maniera diversa e magari anche a spingerci a chiedere politiche precise e specifiche per evitare questo tipo di problematiche. Infatti è un peccato che proprio in questo periodo sia, insomma, congelata e un po' osteggiata una legge europea, la legge sulla due diligence, che dovrebbe fare proprio questo, ovvero andare a garantire i diritti umani nell'ambito delle catene di produzione. Insomma, serve un cambio di paradigma, ve ne stiamo parlando fin dall'inizio di questa trasmissione. Ad esempio, tornando alle auto elettriche, siamo davvero sicuri che la soluzione sia sostituire ogni auto a combustione interna con un'auto a batteria? Non dovremmo magari invece pensare a ridurre in generale le auto, i veicoli privati, e pensare invece ad un altro tipo di mobilità? E in tutto questo c'è anche il tema del riciclo. Molte dei minerali di cui vi abbiamo parlato possiamo magari recuperarli da oggetti, da impianti che abbiamo già utilizzato. Proprio di questo vogliamo parlarvi assieme a Mario Pagliaro dell'Istituto per lo Studio dei Materiali del CNR. Allora, vogliamo provare a ragionare da un punto di vista scientifico-tecnologico di questo tema e appunto provare a capire come si può fare e quanto si può fare rispetto al riciclo di tutti questi materiali di cui abbiamo parlato fino ad adesso. Appunto, stiamo ragionando della sostenibilità del sostenibile, quindi sì, certo, le energie rinnovabili sono molto più sostenibili, però possono esserlo sempre di più. E soprattutto se tutti gli impianti che utilizziamo poi li buttiamo in discarica così come sono, ci perdiamo moltissimo materiale che potremmo evitare di estrarre poi altrove. Quindi ora come ora com'è la situazione? Quanto siamo in grado di riciclare, ad esempio, non lo so, i pannelli fotovoltaici? Praticamente tutto. Infatti la prova di questo, a differenza di quello che è passato nell'immaginario popolare, cioè il fatto che per esempio i pannelli fotovoltaici non sarebbero riciclabili, la prova è il fatto che per esempio nel sud Italia, per esempio in Sicilia, dove purtroppo è endemico il fenomeno delle discariche abusive, cioè è possibile spesso incontrare discariche di rifiuti solo gli urbani accumulati lungo le strade, non so, provinciali o lungo certe aree delle grandi città, lei non troverà mai un pannello fotovoltaico abbandonato. Non perché i pannelli fotovoltaici non si rompano, sono sì molto affidabili, ma ogni tanto si rompono per esempio per la fulminazione. Si possono rompersi per delle gradinate particolarmente forti, è successo proprio l'anno scorso in Veneto, eccetera. Ci sono, diciamo, delle condizioni in cui meteorologiche in cui i pannelli fotovoltaici possono effettivamente andare fuori uso, un incendio di un edificio, eccetera. Ma lei non troverà mai un pannello fotovoltaico buttato in una discarica, per il semplice fatto che tutto il materiale che vi è contenuto ha un alto valore economico e questi pannelli effettivamente vengono riciclati. Allora, innanzitutto quelli che sono mal funzionanti vengono facilmente riparati e per esempio avviati al mercato secondario. Il mercato di seconda e terza mano dei pannelli fotovoltaici è un mercato molto florido. Per esempio in Africa, in Nord Africa, quasi tutti gli impianti fotovoltaici sono realizzati con pannelli già utilizzati in Europa. Ma a parte questo, i pannelli ottimi, diciamo che sono andati, diciamo, sono fine ciclo di vita,
vengono effettivamente totalmente riciclati. Si recupera il vetro, che è prezioso, si chiama vetro solare, un vetro appunto altissimo grado di purezza che è prezioso per tutta una serie di applicazioni. Si recupera il silicio, che viene avviato per applicazioni di tipo metallurgico, e si recupera quasi integralmente l'argento, che costituisce i filamenti, diciamo, dei contatti che è facilmente possibile vedere sulla superficie del pannello. L'unica cosa che si recupera il framework, la cornice di alluminio purissimo, l'unica cosa che effettivamente oggi non è possibile riciclare, che viene avviata a combustione, è la sottile pellicola di polimero EVA che sta sul retro dei pannelli. Ma rispetto al totale del peso di un pannello, 20-22 kg, parliamo di una quantità in percentuale veramente, veramente piccola. Ecco perché sono nati molti consorzi, diciamo, molte imprese che si occupano del riciclo dei pannelli fotovoltaici. Ed ecco perché, ripeto, lei non troverà mai, così come nel meridione italiano, in Nord Africa o in Medio Oriente, non troverà mai pannelli fotovoltaici abbandonati. È una bella notizia, però nell'immaginario popolare è passata invece la informazione esattamente contraria, cioè che i pannelli fotovoltaici sarebbero totalmente non riciclabili e che quindi alla fine il loro ciclo di vita, che normalmente è di circa 30 anni, può anche arrivare a 40, diciamo, praticamente 30 anni, questi pannelli costituiranno delle montagne, diciamo, delle discariche gigantesche che sorgeranno nelle periferie delle città. Nulla di tutto ciò, gli impianti di riciclo e di recupero di materiale secondo, diciamo, dei pannelli fotovoltaici sono perfettamente funzionanti, ce ne sono svariati in Europa, alcuni anche in Italia. Il mercato del fotovoltaico di seconda mano è un mercato molto, molto florido, quindi diciamo, limitatamente al fotovoltaico, possiamo dire che è una tecnologia a energia rinnovabile, a energia solare, che ha veramente un impatto sull'ambiente, diciamo, in termini di scarti e di rifiuti, che è veramente. Ottimo, ottimo. Quindi non solo si può fare, ma si sta anche facendo, cioè non è una tecnologia che rimane inutilizzata. Questa è davvero un'ottima notizia. Devo ammettere che anch'io ero caduto un po' in questa disinformazione rispetto a questo tipo di difficoltà, e quindi adesso testiamo la seconda informazione, vediamo se era disinformazione o meno. Ho visto anche molte immagini di pale eoliche e impianti eolici, e anche questi poi che risultano abbandonati dopo l'uso, insomma, quando vengono dismessi. Ecco, in questo caso qual è la situazione? Nel caso delle pale eoliche, delle turbine eoliche, effettivamente il ciclo è più complesso. È più complesso perché la resina epossidica, il polimero che costituisce, diciamo, il materiale composito che costituisce queste grandi pale, effettivamente ha un mercato di sbocco, diciamo, meno attrattivo rispetto ai pannelli fotovoltaici, per cui è capitato e capita di vedere in certe parti d'Europa, in certe parti del Nord America, delle discariche dove effettivamente sono disposte queste pale eoliche dismesse, tipicamente vengono tagliate lungo l'asse verticale che viene aperto e vengono disposte come se fosse, diciamo, un cono gelato capovolto, tagliato e disposto sulla superficie della discarica. Non hanno un impatto diretto sull'ambiente negativo in termini di contaminazione della falda acquifera o di contaminazione dell'aria, eccetera. Tuttavia, nel caso delle pale eoliche, è vero che occorre più ricerca per trovare secondi fini per questa grande quantità di plastica, che è essenzialmente il materiale composito di questa resina epossidica, che viene prodotto in grandissime quantità e che certamente avrebbe dei riutilizzi, per esempio, non so, gli scafi delle barche da diporto sono costituiti anch'essi in materiale in resina epossidica. Gli investimenti sono stati minori in termini di ricerca, le pale eoliche sono estremamente durevoli, di fatto più che arrivare a ciclo fine vita vengono sostituite con pale eoliche più potenti per avere sulla stessa superficie più potenza, più energia generata, diciamo, e quindi più introiti per i proprietari degli impianti, lì è necessario intervenire. Sono tecnologie praticamente più semplici di recupero, proprio perché sono più semplici e meno redditizie, il mercato di sbocco, gli investimenti sono stati minori. Anche qua Chiaro. sarebbe sufficiente una legislazione un pochino più, diciamo, demanding, un pochino più rigoroso sullo smaltimento di questo tipo di impianti, e dal punto di vista, diciamo, tecnologico o scientifico non pongono alcun problema per quello che riguarda, diciamo, l'inquinamento e la possibilità di recuperare i materiali che vi sono contenuti.
E magari, insomma, per quanto riguarda le paleoliche di prossima costruzione, insomma, immagino che una delle soluzioni che si stanno cercando è quella di già in primo luogo realizzarle con materiali che poi siano facilmente gestibili più tardi. Assolutamente. Questa è un'altra delle prospettive. Qui entriamo nel settore delle cosiddette bioplastiche, quindi plastiche che in prospettiva siano biodegradabili, per esempio compostabili, cioè sottoposte a un blando trattamento termico con degli enzimi o con dei batteri, possono essere decomposte nei monomeri di partenza. È possibile farlo e sicuramente ci arriveremo. La tecnologia dell'eolico è una tecnologia che, a differenza del fotovoltaico, si presta, diciamo, particolarmente bene per la generazione di enormi quantità di potenza, che sono grandi centrali, quindi parliamo di numerose pale che insistono tipicamente in un parco eolico, una trentina di pale per potenze che sono nell'ordine delle decine di megawatt, ed è quindi particolarmente necessario farlo. Ripeto, un mix tra legislazione e un approccio tecnologico avanzato, e arriveremo presto a far sì che anche gli impianti eolici siano integralmente di fatto riciclabili, come già avviene. Vorrei provare a toccare un tema che immagino sia molto disparato, perché parliamo di tanti materiali diversi, tante risorse diverse, quindi immagino non si possa fare in realtà un discorso molto specifico, generale, ma proviamo insomma a dare qualche cenno. Nel corso di questa puntata ci siamo soffermati anche sulle terre rare, che sono questi elementi fondamentali per l'elettrificazione, la cui estrazione può essere impattante a livello ambientale e anche sociale, quindi anche in quel caso mi immagino che il recupero sia particolarmente prezioso. Da questo punto di vista, insomma, ne finiscono molto in discarica o riusciamo a recuperarne qualcosa? No, qui si recuperano integralmente. Faccio un esempio: per esempio, i magneti al neodimio, che sono proprio i magneti molto potenti inseriti nelle turbine eoliche, nella cosiddetta navicella della turbina eolica, cioè lì dove avviene la conversione del movimento, quindi dell'energia meccanica in energia elettrica. Ecco, ci sono dei magneti particolarmente efficaci ed efficienti, che sono magneti al neodimio. E questa terra rara, questo elemento, il neodimio, viene effettivamente integralmente recuperato. Perché? Perché è preziosissimo, e quindi poi è necessario produrre altri magneti che abbiano le stesse proprietà. Il problema delle terre rare non è nel riciclo, ma è proprio nella loro reperibilità. Come dice la parola stessa, l'aggettivo raro si riferisce al fatto che i metalli sono effettivamente rari, e oltre ad essere rari, sono anche concentrati. Quei pochi che ci sono specificamente in alcuni paesi, in particolare il paese che ne ha di più, o comunque diciamo attualmente le maggiori miniere, è la Cina, la Repubblica Popolare Cinese, che di recente, proprio per una carenza, diciamo, rispetto a quelle che sono le loro prospettive di crescita e di investimento, ha anche messo al bando l'esportazione di questi metalli rari, di queste terre rare. Il problema però non si pone nel caso del fotovoltaico, che non contiene alcuna terra rara, e non si pone neanche nel caso delle batterie al litio, perché il litio non è una terra rara, è un metallo relativamente abbondante sulla crosta terrestre, che si trova con grande facilità in certi luoghi del Sud America o dell'Asia, che si chiamano salar, diciamo, che sono dei grandi laghi salati, dove è possibile recuperarlo con grande facilità, in Cile, in Bolivia, eccetera. Non è un metallo raro, e gli altri metalli che sono contenuti all'interno della batteria al litio non sono metalli rari. Una delle tecnologie più diffuse per produrre appunto queste batterie, le batterie al litio, è la cosiddetta tecnologia del ferro fosfato di litio. Come dice la parola stessa, ferro, ovviamente parliamo del metallo più abbondante, diciamo, che c'è più abbondanti nella crosta terrestre, e i fosfati sono gli stessi sali che mettiamo nei detergenti o che mettiamo nei fertilizzanti. Queste batterie al litio ferrofosfato sono estremamente diffuse in tutto il mondo, sono la tecnologia più diffusa effettivamente, l'LFP. Gli autobus con batterie al litio ferrofosfato sono ubiqui, ne abbiamo per esempio numerosi qui in Sicilia, non so, la città di Messina per esempio ha una discreta flotta di autobus alimentati da batterie al litio ferrofosfato. Ecco, non contengono terre rare, non contengono nemmeno quel metallo che non è raro, che però viene recuperato, viene estratto in condizioni socialmente inaccettabili, che è il cobalto, che viene estratto in particolare nella Repubblica Democratica del Congo,
spesso da bambini in miniere che non sono certamente, diciamo, condotte secondo gli standard, diciamo, di sicurezza e di tutela della salute delle miniere che abbiamo in Europa, che abbiamo in Nord America. Ecco che per esempio questa tecnologia LFP, che ripeto è la più diffusa a livello, diciamo, di batterie per l'automotive, quindi per l'autotrasporto, per gli autobus elettrici, per le auto elettriche, persino per i camion elettrici, non contiene cobalto. Non è vero per tutte le batterie al litio, le batterie al litio che alimentano i nostri cellulari, che alimentano i nostri computer, personal computer, che alimentano una miriade di dispositivi portatili, invece contengono il cobalto. Sono tecnologie alternative fra loro. In una politica, diciamo, industriale saggia, che è per esempio quella che fa la Cina, le tecnologie prive di cobalto per la batteria al litio vengono favorite, sulle tecnologie che invece utilizzano questo metallo. Insomma, abbiamo capito che la scienza fa il suo percorso, la ricerca fa il suo percorso, in parte ha già raggiunto degli ottimi obiettivi rispetto agli argomenti di cui stiamo parlando, in parte, insomma, davanti a noi, davanti ai ricercatori, ci sono delle prospettive molto, interessanti. Abbiamo lasciato un po' sullo sfondo la politica, ma abbiamo capito che, insomma, alcune decisioni poi che avranno un impatto molto concreto devono arrivare da politiche, da accordi, da direttive, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, vedremo come andrà da questo punto di vista. Intanto, per adesso, insomma, direi che abbiamo già ragionato abbastanza su questi temi. Grazie mille, alla prossima. Grazie a voi. Grazie mille ancora. Noi intanto siamo arrivati alla fine di questa puntata, la quinta puntata di Kilowatt Talk, ma ci risentiamo ancora fra una settimana. Mercoledì prossimo, parleremo di un tema che è strettamente collegato a quello della sostenibilità, ovvero l'efficienza energetica, che insomma è cruciale in tutto il percorso di cui vi stiamo parlando. Quindi appuntamento, come dicevo, a mercoledì prossimo e per oggi buona serata. Ciao.